tu troppo buono. Sì, hai ragione, io sono troppo buono. Ma mica è un difetto, no? Come no? Viviamo in un mondo di bastardi. E se tu non sei bastardo, vieni catalogato subito come non bastardo, e allora i bastardi veri possono fare tranquillamente i bastardi, perché tanto sanno che i non bastardi non faranno mai nulla perché ciò non avvenga. Quanti bastardi hai detto in una sola frase? Senti, sopprimi il professorino che è in te, Deformazione professionale. È noioso, fatti un hobby. Ah, io sarei noioso? Dico, ma tu ti ascolti quando parli? Tu la maggior parte del tempo la passi a lamentarti, e il tempo che ti rimane a interrogarti su come ti giudicano gli altri. E tu allora? Che non c'è giorno che rimarchi a chi ti sta a fianco di come tua moglie ti abbia lasciato solo e pieno di debiti. In realtà però preferivo la versione di Nina Simone. Mi sembra di essere in un film di James Bond ed io mi sento tanto Ursula Andress. Posso essere il tuo Sean Connery? Magari. Put a spell on you. Grazie. Per cosa? Per quello che hai detto ad Anna. Le hai detto che se hai superato le tue paure è stato grazie a me. Sbaglio o siete tornati un po' prima oggi? Ah, solo 5 minuti prima del previsto, ma tutto bene. Che fai? Mi preparo a un corso di aggiornamento. Polizza sulla vita e mariti morti nel sonno, eh? Ma sto casino? Papà, che cos'hai? Hai una faccia stravolta. Troppi avvenimenti, ragazzi. Troppe emozioni. Stanno crollando tutte addosso e non so che cosa devo fare. Ma io e Miki siamo qui con te. Davvero? Sarete qui per me? Oddio, basta, sono stufa di sentirtelo ripetere. Non ritorniamo su questo discorso. Ma è proprio questo il punto, Anna. È da quando tu e tuo fratello mi avete parlato dei vostri progetti dopo le superiori che io non faccio altro che pensarci. So che rimarrò da solo. Un'altra volta. Quindi tu pensi che non dobbiamo preoccuparci? Ma certo che non vi dovete preoccupare. Mi ha detto lui che sarebbe venuto qui stasera? Sì, sì, me l'ha confermato ieri sera, poi anche stamattina ha detto che sarebbe venuto. Ma? Perché? Non ci credi? No, semplicemente non pensavo che volesse venire. Perché dici così? Beh, perché questo luogo e molti degli invitati gli evocano brutti ricordi. Ah, ancora con questa storia dei vecchi compagni, mi sembra un po' tirato. Ragazzi, voi non potete capire. Zio Leo, anche gli amici siamo stati bambini e ora adolescenti, tutti. Abbiamo avuto momenti difficili e compagni orribili, però da qui a comportarsi in maniera assurda sulla soglia dell'andropausa, il salto mi sembra notevole.